Andiamo avanti, ciao a tutti. Guarda un po'. Che roba è? Ma cosa è successo? Oddio! Cos'è? Mamma mia, ma guarda che roba! E adesso le notizie per cominciare al meglio la giornata! Buongiorno South Park! L'attacco alla stazione di polizia di South Park della scorsa notte ha gettato nel panico tutta la città. I prigionieri sono a piede libero e i poliziotti all'ospedale. E un membro della giunta ha da poco annunciato la sua candidatura a sindaco della città. Tutta South Park deve sentirsi al sicuro da vigilanti che vanno in giro scorreggiando sulla gente. Insieme possiamo liberarci dal terrorismo anale che ci è stato imposto. Il mio nome è Mitch Conner. E lancio questo messaggio. Vabbè. Ok. Volte ti senti come se non sapessi cosa fare dopo? Come se fossi senza direzione e non capissi neanche cosa sta succedendo? Figliolo. È perché stavi provando a cercare te stesso nel modo sbagliato. Capire la tua sessualità, la tua razza, la tua etnia. Non è nulla in confronto a conoscere chi sei spiritualmente. Vai al laghetto, figliolo. Lì troverai qualcuno che potrà finalmente aiutarti a trovare te stesso. Ok, allora devo andare. Allora. Sono i ninja. Sono della libertà. Tutti quanti a rapporto alla base. Ripeto, tutti a rapporto alla base. Che casino c'è? Cittadino, dove si va? Allora, prima andiamo qua. Il laghetto. Lo facciamo o no? Andiamo prima al laghetto. Vediamo che cosa succede. Ecco qua. Da questa parte. Ti ho osservato. Potremmo aiutarci a vicenda. Conosci i super migliori amici? Beh, io sono Seaman. Un potente supereroe che ha il superpotere di parlare coi pesci e nuotare. Seaman! È Seaman. I tuoi poteri non sono passati inosservati. In questo momento c'è un pesce gay che vuole aiutare sua madre ad andare in paradiso. Vorrei aiutare il pesciolino gay, ma gli altri super migliori amici non hanno tempo. Mi aiuti? Allora nuota insieme a me fin negli abissi. Le mie difese subacquee ti proteggeranno. E così il novellino si è tuffato nelle acque protette da Seaman. Seaman! Giù dove il pesciolino gay ha la sua casa. Il pesciolino gay. Non piangere, pesciolino. Sono qui con i soccorsi. Grazie, Seaman. Aiuta mammina ad andare in paradiso. Seaman, e sì, posso. Questo ragazzo ha poteri incredibili. Ok, e se ci riuscirete, vi darò 3 milioni di dollari e dei gioielli. Toccate Una la mia peppa. pinna colorata e saremo trasportati dove potremo aiutarla. Seaman e il suo aiutante toccano la pinna del pesce gay e vengono trasportati nel Valhalla, dove un altro Valhalla. pesce cavalca un unicorno. Sono qui, Cos'è? mamma. Sei tu, tesoro mio! Sono io! Ti manderemo in paradiso, mamma, questo ragazzino qui per aiutarci! Ma come dici tu? L'aiutante di Seaman aiutò la mamma del pesce gay a volare in paradiso con una scia di scorreggia arcobaleno di Ma unicorno. cos'è? Buongiorno, mi chiamo Seaman! Questa porta conduce in paradiso, mamma, fa' attenzione alle colonne! Nessuno ha mai visto niente del genere prima. Pensi che sia normale? Ma anche se la mamma del pesce gay si avvicinava al paradiso, la strada diventava più insidiosa. Ma cos'è? È una delle cose No! più incredibili di tutti i tempi, No! di tutti i tempi. No! Sei morto. Sì,
L'aiutante di Seven. No, come da capo. Gay a volare in paradiso con una scia di scoreggia arcobaleno di unicorno. Ancora, mi chiamo Seaman. Questa porta conduce in paradiso? Ma come? Sono già morto. L'aiutante di Seven aiutò la mamma del pesce gay a volare in paradiso con una scia di... Ah, gli dà un sacco di vite. Ancora, mi chiamo Seaman. Questa porta conduce in paradiso, mamma. Fa attenzione alle colonne. Dovremmo registrare questo evento, metterlo su un disco d'oro e mandarlo nello spazio per gli alieni. Ma anche se la mamma del pesce gay si avvicinava al paradiso, la strada diventava più insidiosa. Oh, aumento di velocità! Così entro prima in paradiso! Roba da non credere! La mamma del pesce gay era nei pressi del paradiso quando ecco che apparve Zazu. Quel demone rappresenta tutti i miei hater. Ma cos'è? Il fuoco sono tweet cattivi di chi non capisce il mio genio. Maia, che dolore. È una delle cose più incredibili di tutti i tempi, di tutti i tempi. Ma perché? Perché? Adesso ho perso troppe vite. Nessuno mai visto. Aiuto piccolino. Ti voglio mamma bene, mia. Mamma. Arrivederci, a presto tesoro. Sì, a presto, mamma. Aspetta, che cazzo significa? Mamma, un attimo. Che cos'è? Ma cos'è? Gesù. Hai fatto un ottimo lavoro, figliolo. Grazie, Gesù. Non tu, Seaman. Lui. Seaman. Ah, sì, giusto. Comunque, non avevi nessun motivo di aiutare questo pesciolino gay. Eppure, l'hai fatto. Doveva aiutarmi, sono un cantante, la voce di una generazione. Vedo che stai cercando di definire la tua spiritualità, figliolo. Lascia che ti aiuti. In ogni religione ci sono il bene e il male, figliolo. Tu cosa scegli? Legale. Neutrale. Legale. Agnostico. Musiche. Agnostico. Buddista. Cristiano. Ok, sei un cristiano legale. Dai, proviamo a far così. Vuoi un selfie con Gesù? Molto bene, figlio mio. Ora sai chi sei. Un altro passo verso la fiducia in te stesso. Auguri, mio piccolo cristiano legale. Quando vedevi impronte sulla sabbia era perché avevo un sasso nel sandalo e mi sono seduto mentre tu proseguivi. Ma cos'era? No, ancora i bifolchi. Guarda, guarda cosa abbiamo qui. Abbiamo un cisgender, eterosessuale, bianco, italiano, legale, cristiano. Cazzo, Clitus, perché mi parli così? Scelta multipla. Scelta multipla. Sì. Non mi piacciono quelli come te da queste parti. Diamo il benvenuto a questa cosa qui in città. Ci mancavano anche questi. Allora. Combattimento attivato. Il mio dio è vendicativo. Oh, grazie al cielo. Vediamo un po'. Non opprimere il mio credo. Tempesta in arrivo. Arriva ancora. Mi sento mite. Mi sento mite. Ti farò diventare etero allegnate. Via. Insegnerò il Vangelo del prenderti a calci in culo. Fare agli altri. Allora, vediamo un po'. Ma te largo a misterio. Sono super furtivo. Ah! Niente debolezze. Tupperware salva freschezza. Perfetto. Maledetto!
America, amala o vai a farti fottere, socialista! Allora... Possiamo farcela, ragazzi! Per l'amore della giustizia, Wonder Dick! Fulmine in arrivo! Non porco l'altra guancia! Ti serviranno un po' di consigli di fede dopo tutto questo! La smetti di credere in stupidaggini? È il momento! Altro è andato! Dr. Mac, attivo! Allora... Andiamo! Grazie. Distrutti. Bene! Quasi al massimo. Ok, fatto. Allora, ora dove dobbiamo andare? Allora, saliamo qui. Guardiamo un attimo la mappa dove dobbiamo andare. Ah, dobbiamo andare qua. Capito. Allora, ci vediamo.